Fabio, allora raccontiamo oggi che cosa succede qui da Akbir, un open day per raccontare che cosa? Allora, finalmente dopo un po' di anni, perché poi tra un po' il Covid, varie vicissitudini, non siamo mai riusciti a presentare il mediaticcio a quelli che erano i nostri fan, alla stampa e anche agli operatori del settore. Qui siamo qui per aprire le porte del nostro edificio, come vi dicevo, e far conoscere quello il progetto di Gabir, che non solo produzione di birra, ma è anche creare ricchezza distribuita sul territorio, dare voce a quella che è l'arte, la cultura e far conoscere un po' il nostro mondo, che è sì espressione del territorio, proprio perché è espressione del territorio volevamo farla conoscere a tutti quanti. Allora, conosciamolo questo mondo, due parole sul birrificio e poi sulle birre. Allora, il birrificio di fatto nasce nel 2020, è un edificio moderno e sviluppato, l'unico al mondo sviluppato su tre piani, dove un po' la passione ci ha portato veramente ad essere perfezionisti e a creare il meglio che probabilmente la tecnologia oggi ci potesse offrire, e lo troviamo anche nei prodotti. I nostri prodotti sono giudicati da tutti ottimi prodotti, tra cui Forbes, Slow Food. In questa breve vita abbiamo avuto notevoli riconoscimenti. Le birre, noi produciamo sette tipologie diverse. Quelle che già conoscete sono la Natavota Red, la Pulicianelle, che è una Golden Ale, la Iattura, che è una Scotch Ale, l'Imperial Stout, la Paliata, la Cuore di Napoli, che è una American Pale Ale, e si aggiunge oggi, che presentiamo al grande pubblico, la Capitir, che è una Strong Lager.